con Enrico, perché il mondo della notte è un mondo che onestamente, fra l'altro Cristo Sokol, ti saluto, è un mondo che non conosco, ma che muove veramente a un indotto pazzesco, un indotto di, è un'industria, una filiera enorme, e che onestamente, diciamo, ecco, se c'è un settore ancora più colpito è proprio quello della notte. Allora, adesso abbiamo Rita Iardini. No, no, la richiesta l'ha mandata Marta e già stiamo in attesa di... Eccoci, eccoci. Ciao Rita, come stai? Ciao. Mi fa piacere chiudere la nostra diretta di oggi con il tuo sorriso, perché sei sempre... Allora, intanto giustamente per presentarti, dicevo, la tua famiglia è una famiglia di imprenditori importanti di Riccione, avete, diciamo, se non sbaglio, 6 hotel, comunque avete una realtà importante di, nell'hotelleria, spiagge che io posso dire di aver vissuto, e quindi diciamo la vostra realtà anche riva al mare è straordinaria, la possibilità di fare eventi, avete ristoranti importanti con tuo fratello, mi sembra che gestite esatto. Tutto. Sì, esatto. Quindi sei una famiglia completamente coinvolta in questo, nel mondo dell'ospitalità e ospitalità di livello. E poi c'è anche la, diciamo, dimmi se sbaglio, la presidente degli albergatori di Riccione. No, vicepresidente di Federal. Vicepresidente, perfetto. Quindi ecco, insomma, sei completamente coinvolta nel mondo dell'ospitalità, della tua città, quindi c'è, cioè, veramente ti scorre nelle vene, no? Assolutamente. Che momento comunque difficile state vivendo, perché onestamente al di là della positività della vostra città, del vostro comune, il momento è drammatico un po' per tutto il mondo. Ma direi, guarda, volendo fare un po' una fotografia di quello anche che è successo in questi ultimi mesi. Allora, noi abbiamo marzo, aprile, maggio sostanzialmente persi completamente, perché la città di Riccione è una città che vive di turismo, ma tutto l'anno vive di turismo, perché la stagione primaverile, così come la stagione autunnale, sono caratterizzati da un fortissimo lavoro a livello congressuale e a livello di eventi sportivi. E a Riccione c'è un palazzo dei congressi che ha chiuso i primi di marzo, chiaramente, perché tutta la meeting industry è in grandissima difficoltà e tutto ciò che ci gira attorno, quindi intanto camere d'albergo vuote, perché palazzo congressi chiuso, camere d'albergo vuote, e società di audio video, hostess, società di organizzazione eventi, quindi le agenzie, le DMC, e le società di catering, tutti gli eventi immediatamente annullati uno dopo l'altro, quindi convegni medici, convegni aziendali, quello che poi è la caratteristica del nostro turismo in questi mesi primaverili, e poi tutto l'indotto, quindi, perché ovviamente presenze che sono mancate per i negozi che avevano tutte le collezioni primaverili immediatamente chiusi, e bar, ristoranti, alberghi chiusi. Riccione ha 400 alberghi, quindi immaginati la città completamente deserta, per esattezza 397 alberghi, aeroporto di Rimini chiuso, e anche su questo noi il turismo degli stranieri, che se in Italia su scala nazionale diciamo è il 50%, Riccione sicuramente è più basso, una percentuale diciamo potrebbe aggirarsi sul 10%, molto meno, abbiamo più un turismo italiano, però comunque sul turismo insomma anche degli stranieri, sia nella fascia primaverile che nell'estate, ci contiamo molto. Quindi palazzo dei congressi chiuso, aeroporto chiuso, parchi tematici chiusi, perché Riccione ha Oltremare, che è un parco bellissimo, e anche questo è destinazione per le famiglie nei weekend, tutti i weekend di primavera, e la città, se il tempo è bello, è sempre piena. Spiagge chiuse, e anche qui turismo di prossimità, quindi chi scende nei mesi di aprile, marzo, certo. La scorso anno, ad esempio, maggio non è stato bello il tempo, però aprile, marzo avevamo tutti i weekend la spiaggia con lettini stesi fino a riva e con delle paratie, perché comunque sono mesi in cui puoi godere della spiaggia di 2-3 ore al giorno, non molto di più, però comunque la città nei weekend piena, quindi a noi piange il cuore che viviamo di turismo e siamo stati qua chiusi mesi in casa. Figurati poi la mia famiglia, noi siamo, i miei genitori erano albergatori, quindi siamo nati veramente negli alberghi e i nostri rapporti d'amicizia, e spesso sono sempre stati clienti dell'hotel. A Pasqua trovarci chiusi, una come me che lavora il giorno di Pasqua da quando ho 15 anni, è stato veramente una cosa, da una parte bello per carità, però assolutamente, beh, immagino, assolutamente insolita. Anche tutto il turismo sportivo, Riccione ha una meta per i cicloturisti incredibile,
E il nuoto, abbiamo un impianto di nuoto dove vengono ad allenarsi veramente da tutta Europa, un impianto molto importante, e quindi anche tutto questo segmento di turismo legato alle attività sportive l'abbiamo perso. Ora, siamo propositivi, siamo romagnoli e siamo sempre, cerchiamo di essere positivi, quindi molte di queste convention le abbiamo riposizionate a settembre, ottobre, novembre, quindi magari godremo di una stagione autunnale che forse un pochettino ci farà tirare un po' un fiato, certo, un sospiro di sollievo, diciamo. Certo è che la situazione è veramente critica. E gli alberghi lanciano un grido di dolore, anche a far vedere Alberghi Nazionale, perché ad oggi noi, a parte non sapere quando apriremo, perché non sappiamo quando le spiagge potranno aprire, speriamo metà giugno, ma non abbiamo idea, ancora non possiamo scendere neanche a preparare, a pulire, a fare le manutenzioni che servono per iniziare ad approntare una spiaggia. Ah, quindi voi non potete scendere, voi proprietari? No, noi possiamo solamente, il sindaco ci ha dato, l'amministrazione comunale, il sindaco ci ha dato autorizzazione un pomeriggio alla settimana per tenere pulita la battigia, però ad oggi non possiamo accedere alla spiaggia per iniziare a prepararla. Ora, normalmente ci si potrebbe mettere un mese e mezzo, a seconda dello stabilimento, dell'entità e della dimensione. Quest'anno, appena potremo andare, faremo veramente in un battibaleno. Ma chiaro, conoscendovi. Stendiamo i lettini, anche perché è tutto collegato. Allora, uno viene a Riccione per andare in spiaggia, quindi è inutile aprire gli alberghi se la spiaggia è chiusa, o viceversa, è inutile aprire la spiaggia se gli alberghi sono chiusi. Poi i negozi, anche questi, mi sembra di capire che sono in attesa di capire che giorno potranno aprire. Sembrava il 4 maggio, poi forse no, forse più avanti l'11. Quindi capisci, Dominga, che veramente... sì, questa, difficile. Diciamo, non conoscere significa vivere in uno stato di... Assolutamente. Incertezza. E poi considera che è chiaro, che è evidente che un albergo apre quando sono aperti i ristoranti, i bar, la spiaggia e i negozi, no? Perché è tutto collegato. Nessuno viene a Riccione se la spiaggia è chiusa, certo, nessuno certo. Viene a Riccione se i ristoranti sono chiusi, perché non tutti gli alberghi magari hanno la cucina e hanno la possibilità di fare ristorazione, no? Quindi è tutto veramente collegato. E anche aprire i negozi, ma non avere... E gli alberghi aperti. Guarda, una cosa aperte. Che questa persona dice: in Liguria hanno avuto l'ok a procedere con le manutenzioni. Noi siamo in attesa ancora, non sappiamo da che giorno potremo andare in spiaggia per iniziare a preparare la spiaggia, non lo sappiamo, quindi siamo in attesa. Quindi insomma, noi siamo fiduciosi, siamo positivi, però insomma no, anche perché abbastanza... questo sarete sicuramente pronti a mettere, diciamo, in ordine il tutto velocemente, certo. Però penso anche che ci siano dei tempi necessari per sistemare un bagno, comunque, diciamo, no, uno stabilimento dopo tutta la stagione invernale. Ora è un mondo che non conosco, ma ecco, c'è una manutenzione. Sì, fra l'altro non abbiamo ancora le linee guida, quindi non sappiamo come ci dovremo comportare, le distanze, sono tante le tematiche, la sanificazione, non sappiamo quali saranno i nostri obblighi, e tutto questo, tutte queste incertezze creano veramente tanta difficoltà, perché per lavorare bene devi poter programmare, per programmare devi sapere, devi avere dei tempi, e noi vogliamo fare qualità, cioè la costa, Riccione, fa la differenza se fa, deve dare anche la qualità. Poi noi siamo i primi a sapere che non abbiamo il mare più bello d'Italia, però abbiamo le persone, abbiamo il nostro spirito. Mi avete sempre fatto un punto di forza questo. Sì, la passione che ci mettiamo fanno la differenza, le persone fanno la differenza, nella nostra azienda, nella mia azienda anche, le persone fanno la differenza, quindi l'incertezza anche, a parte solamente il pensiero che arrivano i nostri ospiti, i clienti, manco possiamo abbracciarli, cioè già quello purtroppo è una, diciamo, cosa che veramente, cioè non so, ci dovremmo preparare davvero. Questo dovremmo farci un po' l'abitudine, però a questa me, nuova situazione. Ecco, esatto, come dico, quindi... sempre, poi sai che dico, che comunque gli occhi a volte parlano anche di più, no? Quindi secondo me poi ci si abbraccerà con gli occhi, quindi è insomma vero, lì sì, cercheremo sì. La soluzione. Però parlando con il sindaco è venuto fuori una serie di attività, o comunque scelte che farà il Comune di Riccione e la provincia addirittura. Certo.
non nei confronti della, degli screening, quindi diciamo dell'analisi sul siero, quindi per vedere se c'è un'immunità o meno. Questo secondo me, e questo potrebbe, dice, non soltanto per voi ovviamente residenti, per tutte le imprese con i propri dipendenti, ma anche per la possibilità di dare anche al turista che viene, laddove volesse farlo, procedere a fare un test sul un esame del sangue. Quindi questo secondo me è una cosa straordinaria che dovrebbero fare anche altri comuni, sì, sì, perché ovviamente, ecco, io mi immagino, ecco, vengo io da voi con la mia famiglia, insomma, sapere che comunque non vado in un ambiente che mi accoglie, dove è stato comunque fatto uno screening, secondo me è certamente un valore aggiunto. Certo, certo. Tieni presente che, infatti, a nostro avviso, anche quest'anno, anche sulla scelta della destinazione e della vacanza, giocherà molto il fattore fiducia. Io vado dove so, mi fido che viene fatto quello richiesto, dove so che assolutamente viene sanificato, dove dall'altra parte ci sono persone serie che gestiscono l'hotel, il ristorante, l'appartamento, la camera d'albergo con la massima attenzione e la massima cura. Tra l'altro saluto Marco Molosini, che ho visto, però non è facile leggere i messaggi. Bene, e parlare. Marco è un amico, è anche molto bravo. Fra l'altro, ecco, tieni presente, dal punto di vista degli alberghi, questo discorso della distanza da un tavolo all'altro non è di semplice gestione, perché non tutti gli alberghi hanno una terrazza, un dehors, dove poter aggiungere dei tavoli, no? Perché la distanza dei tavoli chiaramente presuppone che tu hai meno tavoli, e quindi se non riesci neanche ad avere la possibilità di far cenare o pranzare tutti gli ospiti che hai in albergo, capisci che devi andare a pensare a un doppio turno. Oppure, sai, noi ce le stiamo inventando un po' tutte. Perché comunque... Raccontaci un po' cosa vi state inventando, perché voi siete geniali. Chiaramente non stiamo con le mani in mano e pensiamo sempre ad una soluzione, no? Soluzioni ne abbiamo già tante, come sempre. Grande. Allora condividiamo, così almeno qualcuno può prendere spunto. Allora, tutti quelli che hanno un balcone, un dehors, un giardino, sicuramente inizieranno a pensare a mettere qualche tavolo fuori. Poi, la possibilità di mangiare nel balcone della propria camera da letto. Cioè, perché no portare la grigliata di pesce sul balconcino della camera da letto, e quindi poter pensare anche di fare un room in service anche durante la giornata. Anche durante la giornata, quindi poter avere la possibilità di godere di altri spazi, e come diceva giustamente Renata, l'apertura anche che per fortuna ci ha dato anche. Magari se qualche albergo ha un piccolo spazio esterno, una piccola corte, un giardino, qualcosa fuori che può fare un'occupazione un pochettino di suolo pubblico maggiore, poter avere la possibilità di mettere qualche tavolo. Ugualmente per la spiaggia, pensare di poter portare il pranzo sotto l'ombrellone, se un albergo magari non riesce anche qui ad avere abbastanza spazio all'interno della propria sala da pranzo, poter dire vi porto il pranzo in spiaggia sotto l'ombrellone, vi porto la piadina, oppure vi consegno un packet lunch, un pranzo veloce, certo, fresco, per farlo. Certo. Stessa cosa con gli appartamenti, la nostra realtà ha anche degli appartamenti, quindi stiamo pensando anche lì un delivery con più livelli, quindi ad esempio abbiamo il ristorante del settimo piano nelle nostre attività, quindi poter pensare facciamo un delivery sia col settimo piano oppure un delivery con il ristorante normale, cioè, dell'hotel, dove magari ci sono pietanze più romagnole, più tipiche, piuttosto che invece il pesce. E quindi, insomma, stiamo pensando un po' a tutte queste soluzioni. Non sappiamo obiettivamente a cosa andremo incontro, perché noi ridiamo dalla mia azienda, ogni giorno arrivano più disdette che conferme, chiaramente. Quindi la situazione è davvero molto, molto, molto seria. Poi ci si inventa tante formule, perché anche questo discorso, chi ha già versato una caparra giustamente la vuole indietro. Allora tu cerchi anche di capire, e ci stiamo inventando, come adesso molti lo stanno facendo, il travel bond. Quindi tu magari hai dato 500 euro di caparra, noi facciamo più proposte al cliente, però se la vuoi lasciare, non la vuoi indietro, quella ti varrà 600, diamo un valore maggiore del 20%, e tu potrai venire magari ad agosto, okay, settembre, oppure un valore magari di 18 mesi, quindi è un patto di fiducia, diciamo, con il nostro cliente, può lasciarli
in giacenza e io te li faccio, certo, salgono un 20% in più. Tanto per capire una dimensione di quella che è la tua, cioè, spiaggia, no? Perché io comunque ci sono stata, ecco, a livello di, diciamo, di presenze, quanta gente può contenere? Nel senso, cioè, quanti posti avete nel bagno di fronte all'albergo? Sono due bagni accorpati che negli anni abbiamo acquisito. E perché già sono separati abbastanza i lettini. Sì, adesso io non so, guarda, se è 1,80 m, sì. Questo non me lo posso neanche ricordare. Noi già erano una nostra politica, no? Perché per la spiaggia e per gli alberghi di Riccione è proprio l'estensione del proprio hotel, è il salotto del proprio hotel, la spiaggia, tanto è abitabile, cioè, certo. I nostri clienti vengono per andare al mare. Quindi già la nostra, quando l'abbiamo acquisita, volevamo veramente dare un servizio al pari degli hotel, quindi già è un pochettino più ampia e c'è già un buon distanziamento. E, chiaro che dobbiamo immaginarci un'altra cartolina quest'estate, sicuramente ci sarà molto più spazio, sarà anche molto bello e credo che poi faremo anche fatica ad abituarci a vederla diversamente. Per contro, però, chiaramente ha meno posti, meno zone ombre. E quindi questo potrebbe diventare un problema durante l'estate. Vero anche è che comunque ci sarà meno gente, perché ovviamente non sarà uguale, non sarà la stessa cosa. E, noi, diciamo, pensiamo di riaprire gli alberghi, riaprirli tutti. E ovviamente però la situazione è veramente molto critica, perché chi ha la struttura in affitto fa fatica a sostenere gli stessi costi degli anni passati, quindi anche Federalberghi Alberghi si sta impegnando molto per poter agevolare molte aziende, e quasi un 40% di attività a Riccione sono gestiti da sono dati in affitto, no? Da persone, magari la proprietà non è interessata, non riesce ad andare avanti o rimanere al passo coi tempi. Se c'è un bravo gestore, prende in affitto la struttura e la fa lavorare bene. Chiaro che però anche l'affitto va un po' rinegoziato, perché questo si dice, è impossibile pagare lo stesso affitto degli anni passati. Io ho amici che mi hanno detto: guarda Rita, io se sto chiusa perdo 20.000 euro, ma se sto aperto ne perdo 50. Quindi, e infatti, obiettivamente, questo... cioè, bisogna pensare che ognuno ha le proprie problematiche. Poi, ovvio, noi l'entusiasmo e la spinta di rimanere aperti ce l'abbiamo tutti nel cuore. I clienti sono il patrimonio della nostra azienda, quindi per noi poter, cioè, dover dire a un cliente no, non apro, cioè, è veramente una pugnalata. Per noi che mettiamo passione, cuore, perché tanto se non hai la passione per questo lavoro, un lavoro dove comunque non hai sabato, non hai domenica, tutte le feste lavori, non lo puoi fare. Lavori a Pasqua, lavori a Capodanno, tu lavori la sera in estate perché comunque hai gli alberghi con gli ospiti, e quindi ognuno nello proprio standard, che sia una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, sì. Ma tu sei sempre, cioè, a parte che anche quando sei a casa non sei mai tranquillo, perché comunque hai i clienti, hai le persone che lavorano, e quindi o hai la passione per questo lavoro, è impossibile. No. Quindi è difficile pensare a questa stagione, non sappiamo a cosa andiamo incontro. La volontà di rimanere aperti è assolutamente condivisibile da tutti, ma nel rispetto anche di capire che ognuno può avere le proprie difficoltà. E tutto il tuo personale, quindi comunque pensi di ricoinvolgerlo in qualche modo, facendo anche doppi turni, ovviamente, diciamo, proprio perché gli orari probabilmente saranno diversi. Come ti stai organizzando? Certo, allora, ma la realtà, le nostre realtà, come un po' tutte le realtà di Riccione, hanno una serie di dipendenti stagionali e alcuni annuali. Noi anche ne abbiamo, certo, diversi annuali. Noi cercheremo di ricollocare tutti, chiaramente. Magari faremo fare un po' di ore in meno. Quindi, non so, la nostra classica stagione estiva prevede solitamente che si lavora 6 giorni su 7, no? Nel turismo, perché comunque lavori magari 4-5 mesi, quindi lavori 6 su 7. E cercheremo magari di agevolare un po', certo, più. Allora magari facciamo 5 su 7, però riusciamo a, cercheremo di coinvolgere tutti, chiaramente, sì. Anche perché, anche come si diceva anche con Piero, con Enrico, meno perché il discorso della discoteca ha altre logiche, ma nella ristorazione, diciamo, le squadre sono più o meno sempre le stesse, quelle che si portano avanti, diciamo, negli anni, cioè, quasi veramente una famiglia a tutti gli effetti. Certo, quindi certo, questo, certo, è questo è importante. No, sai, dopo, per un albergo, una volta che tu apri,
hai costi fissi che sono sempre i medesimi, perché portiere di notte, segretarie, cuochi, camerieri, cameriere ai piani, facchini, direttore, chi ce l'ha. Quanto incide in un albergo il costo del personale? Perché ti dico, parlando con i ristoratori, mi dicono che il costo del personale incide per un 30-35%. Anche per gli alberghi è la stessa cosa. Anche per gli alberghi è la stessa cosa. Però appunto, se tu hai pochi ospiti, questi quello, costi certo, che sono fissi, certo, è logico. Da sostenere. E non sappiamo appunto a cosa andremo incontro, anche perché noi aspettiamo veramente con ansia gli standard che dovremo adottare e non vogliamo trasformare i nostri alberghi in un ospedale. Quindi sinceramente c'è qualcuno che, veramente, che può essere demotivato quest'anno ad aprire, perché pensare di avere il cameriere con la mascherina, non poter fare le feste, perché anche il fatto della socialità, del fatto conviviale, certo, va tenuto presente. Sia i piccoli alberghi che i grandi alberghi a volte sono, spesso fanno magari una festa a settimana, delle feste, una festa in spiaggia piuttosto che in albergo. Queste forse non si potranno fare e quindi decade anche un po' la voglia e lo spirito è chiaro, fare certo. E di fare bene. E ti ripeto, cioè, non vogliamo trasformare gli alberghi in ospedali, quindi distanze, mascherine, tutto ciò che dovranno essere degli standard, speriamo di poter avere una versione un po' Riviera style da poter Chiaro, chiaro. diciamo, Non cancellare, insomma. creare neanche un ambiente asettico che ovviamente proprio non è in linea con quello che Esatto, si respira nella vostra straordinaria riviera. Io Rita ti ringrazio per questa testimonianza, ti ringrazio perché, vabbè, a parte che ci si conosce da un bel po' e devo dire che anche in questo momento con grande assolutamente, diciamo, spirito, diciamo, di raccontare le cose come stanno, perché ovviamente questo è importante. Io credo che però il vostro entusiasmo, la vostra professionalità poi alla fine ripagherà voi stessi, ma anche i clienti che vengono a trovarvi. Per cui veramente spero che tutto questo passi velocemente. Noi metteremo la nostra buona volontà a dare voce a queste vostre esigenze, perché il fatto che ancora voi non sappiate le modalità, quando e come, per me questo è un qualcosa di che non riesco a capire perché. Onestamente non credo che si sapranno altre notizie su questo virus da qui a 10 giorni. Ormai abbiamo abbastanza capito come funziona, abbiamo abbastanza capito quelle che dovrebbero essere un po' le regole da seguire da qui a quando si troverà questa medicina, questa alleanza di medicine, speriamo presto. Però ecco, certe risposte andrebbero date e nei tempi giusti, anche per permettere alle persone di fare le cose che dovrebbero essere fatte, per cui nel caso specifico sistemare le spiagge, piuttosto che, come diceva giustamente Piero, no, anche organizzare il tutto con i miei ragazzi. Per cui questo metteremo un po' di forza, vedremo se riusciremo a fare qualcosa, ma ce la metteremo tutta. Assolutamente. Allora, noi Dominga ti aspettiamo a Riccione, Sì, tu, vengo, vengo. le tue sorelle, Vengo. Con delle mascherine carine, adesso noi ti vediamo aspettiamo a Riccione con un bicchiere di Montiano, che è il nostro vino, cosa. Grazie. che è il nostro preferito. Grazie, E grazie Rita, davvero, veramente. a presto, ti diremo quando apriremo la spiaggia, gli Esatto. alberghi e come sai che puoi venire a Riccione. Bene, ok. Un abbraccio Un Rita, grazie abbraccio. mille. Un saluto Ciao alla famiglia, a Dominga. tuo fratello, a tuo marito e a tutti. Ciao, Grazie, grazie. grazie. Ciao Dominga. Allora, niente, una bella chiacchierata, una chiacchierata che mi ha dato energia. Elena, mi raccomando. Ciao Marco, a prestissimo. Mi raccomando, raccogliamo tutte queste belle testimonianze, facciamo le nostre in modo tale da poterle poi anche proporre. Ciao Giuseppe, a tutti i nostri, anche agli altri sindaci, perché ovviamente credo che quello che sta facendo Renata, lo ripeto, su Riccione possa essere replicato, anzi sia da replicare anche in altri comuni. Domani sarà una giornata, una lunga chiacchierata, abbiamo tantissimi ospiti, faremo un giro tra, diciamo, per l'Italia, non ci sarà soltanto una zona, quindi sarà interessante capire come le diverse regioni si stanno, diciamo, comportando. Io, signori, queste chiacchierate sono nate così veramente perché con il mio ufficio abbiamo detto dobbiamo dare voce ai ristoratori. Però onestamente, al di là di quello che riusciremo a fare, però io ringrazio, diciamo, tutti voi perché è un modo per stare in contatto, altrimenti dopo 3 mesi ci saremmo forse sentiti, piuttosto che ci saremmo visti forse a settembre, ottobre, non lo so, piuttosto che agosto, quello che ci diranno diciamo fra qualche giorno. Però attraverso queste chiacchierate siamo riusciti a
a rimanere in contatto, no? E quindi anche con un sorriso, con una battuta, con una risata, anche condividendo una preoccupazione, credo che si stia creando un bel clima tra le diverse, diciamo, realtà che imprendono con testa pensante. Quindi grazie, ci vediamo domani alla solita ora, un abbraccio a tutti, grazie. Certamente vengo volentieri al Sofitel. Grazie, arrivederci a tutti.